Buongiorno, oggi vorrei parlarvi di un libricino, Lo Zen e il tiro con l'arco, che parla di un insegnante di filosofia tedesco che si è trovato a vivere in Giappone e ha avuto il consiglio di approcciarsi alle arti marziali, in particolare al tiro con l'arco, secondo la modalità Zen, per capire meglio questo tipo di approccio. Lui ha una serie di esperienze fallimentari perché per settimane, mesi, segue questi corsi, questi allenamenti senza avere il minimo progresso e ha una grande amarezza per questo. E il suo maestro non sembra tutto sommato rispondere alle sue richieste per quanto riguarda la tecnica, la possibilità di appropriarsi di trucchi, espedienti. Alla fine che cosa scopre? Dopo tante batoste, poverino, che deve dimenticare l'approccio tipico della mentalità occidentale che vuole capire, dominare razionalmente le situazioni, dimenticare quindi le sue ambizioni, la sua volontà. E alla fine quello che impara è che l'essenziale è sentirsi freccia. E funziona, ho provato anch'io, ve lo consiglio. Questo fatto mi ha ricordato una lettera in cui Van Gogh parla dell'approccio giapponese all'arte, secondo cui i giapponesi, per rappresentare un albero fiorito, si sentono fiore. E vi ho riproposto qui parte di questa lettera. Se si studia l'arte giapponese, dice Van Gogh, vi si vede un uomo innegabilmente saggio, filosofo, intelligente, che passa il tempo a fare cosa? A studiare la distanza della Terra alla Luna? No. A studiare la politica di Bismarck? No. Si limita a studiare un unico stelo d'erba. Ma quello stelo d'erba lo porta a disegnare tutte le piante, poi tutte le stagioni, i grandi aspetti dei paesaggi, infine gli animali e da ultimo la figura umana. Vediamo, non è forse quasi una vera religione ciò che ci insegnano questi giapponesi, così semplici, e che vivono nella natura come se fossero essi stessi dei fiori? Il loro lavoro è semplice come respirare. Ciao.